Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo Vlogmas. Allora, come state? Spero bene. Io praticamente mi sono preparata, sono le 9, mi sono preparata, mi sono truccata un pochino perché non mi potevo guardare più e sto andando al Lidl. Perché oggi ci sono le candele nei vasetti piccoli con il coperchio a 2,99 euro. Quindi se le trovo almeno 3 le voglio prendere assolutamente. Quindi mi sono preparata, c'ho anche Auri a casa perché non sta più malissimo, però non posso mandarla a scuola. Le sto facendo fare qualche altro giorno a casa, così poi le faccio il tampone, certificato, eccetera, eccetera, al solito. E quindi viene con me, a parte che tanto il Lidl ce l'ho qui vicino. E infatti sto aspettando mia madre, perché ieri quando sono scesa poi non ho trovato il lupetto rosso, quindi voglio vedere se riesco a beccarlo oggi. Vediamo se ci riesco. Quindi noi ci aggiorniamo, se riesco a girare qualche immagine, vediamo. Comunque ci aggiorniamo noi dopo quando ritorno. Allora, rieccomi, sono tornata, a parte i capelli c'ho un vento assurdo. Guardate cosa vi ho fatto. Buone feste YouTube, tutto per voi, l'ho scritto io, mi piaceva tantissimo, infatti questa etichetta la metto quando sono in questa postazione a registrare, soprattutto gli svuota la spesa, perché non voglio lasciarlo, perché effettivamente magari chi viene dice ma in che senso, qui c'è questo qui di solito messo, però visto che sto registrando per YouTube volevo farvi sentire importanti anche a casa mia. Comunque già lo siete. Scusate se sentite il rumore di sottofondo, però questa è una situazione che durerà fino ad agosto. Quindi purtroppo non sto in una palazzina piccola, la palazzina è grande di 4 piani, quindi i lavori dureranno tantissimo, sono sclerata, però non posso fare altro che sopportarli. Allora, sono andata al Lidl e poi dovevo andare a prendere, come avevo detto, il lupetto per Auri, però tra una cosa e un'altra si è fatto tardi ed è già l'ora di pranzo, quindi se non riesco nel pomeriggio andrò domani. Sono già in due video che vi dico la stessa cosa, ma sono andata solo in un posto e non l'ho trovato, quindi devo ritentare. Allora, rumore a parte, ho preso questi popcorn perché erano in regalo con il gratta e vinci della spesa precedente e quindi li ho presi, che ad Auri piacciono. Poi ho preso una confezione di plum cake, questi qui alle gocce di cioccolato, e li ho pagati 99 centesimi. Cerco di alzare la voce il più possibile perché se poi mentre sto editando vedo che la mia voce non si sente mi viene lo sclero. Allora sono andata al Lidl, vi stavo dicendo, perché ho preso le cose, due cosine del frigo che ho comprato, sono andata al Lidl per una cosa specifica, però poi me ne sono uscita con queste cose, ve le faccio vedere all'ultimo, quelle che ho preso. E le cose del frigo sono i ravioli alla zucca, che amo tantissimo e voglio farli stasera, insieme agli gnocchi ripieni con pomodoro e mozzarella. Questi qui li ho pagati 1,19 euro e questi qui erano in offerta a 99 centesimi. Sono 400 grammi e questi 250 grammi. Poi ho preso le pizze, queste qui da frigo. Queste qui le ho provate una volta e sono super super buone. Si possono anche congelare se non si sprecano tutte. Io di solito, cioè ultimamente perché da poco Auri la mangia, le faccio tutte e tre perché comunque anche se ne rimane mezza, il giorno dopo è comunque buona, riscaldata. Erano in offerta a 2,99 euro. E ho preso anche due mozzarelle perché ce ne stanno due dentro in questa bustina da 125 grammi per aggiungerla alla pizza perché ne mettono veramente poca mozzarella. E a noi piace china china, si dice qua, piena piena di mozzarella. E poi ho preso, sono uscite, quattro banane praticamente. Ok, ho preso due cosine giusto perché comunque devo andarmi a fare la spesa, due cosine che mi servivano in questi giorni.
E poi ho preso due pacchi di mezzi rigatoni, questi qui ormai lo sapete, ne vado pazzo del Lidl, mi piacciono tantissimo, li pago a 59 centesimi. Una confezione di farina rimacinata, ormai mia compagna di vita, perché faccio il pane, 1,09 euro. E poi ho preso giusto una lattina di Coca-Cola che mi serve per stasera. Ok, ah, un'altra cosa. La ragazza che lavora al Lidl, che stava sistemando le cose, mi ha detto che la prossima settimana ci sarà la settimana americana. O arriveranno le cose americane, insomma. Per questa volta c'erano solo loro e sono quelli XXL, quindi ce ne sono 5 pezzi in più. I chicken nuggets con le salse, queste qui sono veramente uguali ed identici, secondo me li esce proprio la stessa cosa, uguale a quelli del McDonald's. E dentro andiamo a trovare una salsa al curry, se non mi ricordo male, scritto in inglese, e una salsa al peperoncino dolce. Io li ho già provati in passato, sono buonissimi. Li ho presi 3,29 euro. Quindi la prossima settimana sicuramente prenderemo le cose americane. Poi vi faccio vedere quello per il quale io sono andata al Lidl oggi. Per queste qui. Per queste meravigliosissime candele ho preso questa qui alla vaniglia, che è spettacolare. Mamma mia, sono in fissa, ops, di nuovo con le candele, perché ero in fissa con le candele qualche anno fa, prima di sposarmi, ne avevo di tutti i tipi, proprio veramente, poi non sapevo più dove metterle, ho cominciato a regalarle. Invece sono adesso in fissa con queste candele con il barattolo, e ho preso questa qui alla vaniglia, perché comunque c'ho anche quella di Eurospin alla vaniglia, e poi ho preso due, me ne sono presa tre in sostanza. Ne ho prese due che praticamente sono Winter Berries, e il profumo è qualcosa di meraviglioso, ve lo faccio vedere da vicino, sia questa che questa. Questa qui è zucchero vanigliato, una cosa del genere, infatti c'è scritto vanilla sugar. Questa qui è a me sa di frutti rossi, mirtilli, una cosa del genere, dolcissimo, buonissimo, spettacolare, mi piace tantissimo. E queste qui erano nel volantino di oggi, che è giovedì, le ho pagate a 2,99 euro e sono... Quanto pesano? Non lo so, c'era scritto lì ma non mi ricordo. Comunque sono molto simili a quelle di Eurospin, solo che quella di questa qui è più larga, quella di Eurospin è più alta praticamente. Però secondo me siamo lì con la grammatura. E quindi me ne sono presa tre, con 10 euro mi sono fatta tre candele meravigliose, le adoro. Adesso le ho prese soprattutto rosse, perché il periodo di Natale effettivamente ci stanno benissimo nel mio salone. Quindi adesso vedo dove le devo mettere e poi al limite ve la faccio vedere. Sto aspettando un pacco importantissimo. Allora, per il Black Friday io non mi sono fatta nessun regalo. Nel senso, non abbiamo comprato nulla, perché abbiamo avuto tante spese, anche per il fatto che mio marito ha avuto bisogno di tutte quelle cose, e credetemi, se ne sono andati veramente tanti tanti soldi, perché l'ospedale non ti dà nulla, quindi tutti i tutori, tutte le cure, tutto quello di cui aveva bisogno, comunque lo abbiamo pagato. Quindi per quest'anno abbiamo saltato il Black Friday, perché ogni anno comunque qualcosa la compriamo sempre. Però mi sono comprata qualcosina, perché mio marito me l'ha detto, te la meriti assolutamente. Ho speso pochissimo, 30 euro, niente di che. Però erano dei prodotti che volevo da un po' di tempo, quindi mio marito me li ha regalati. Quindi prima di andare a preparare il pranzo io faccio i saluti dovuti, che faccio in ogni video. E quindi oggi andiamo a salutare... Subito, saluto la persona dove mi cadono gli occhi, e questa volta sono caduti su Anna Lazzaro, se lo dico, o Lazzaro, non so se lo dico giusto. Ti mando un grandissimo bacione, un grandissimo abbraccio, grazie sempre per seguirmi con affetto. E poi vado a salutare Mamma Gattina, tenerissima anche lei, questa ragazza, siete tutte dolcissime, ti mando... Non so come ti chiami, però questo era il nick che c'era nei commenti su YouTube. Mamma Gattina, ovviamente tu sai chi sei, quindi un grandissimo bacio e un grandissimo abbraccio.
Ok, vado a preparare il pranzo e ci aggiorniamo più tardi. Allora, ragazzi, rieccomi qui. Io mi sono messa comoda, infatti sto in tuta. Mi sono struccata perché mi dava fastidio il mascara. E mi sono fatta le cose che mi devo fare e adesso voglio preparare un dolce molto molto semplice, la mia modesta ricetta del pan di Spagna all'arancia. Io l'ho già provato un sacco di volte e viene buonissimo. Gli ingredienti sono molto semplici e la preparazione è super super veloce, quindi non perdo tempo e vi faccio vedere subito gli ingredienti. Allora, qui abbiamo gli ingredienti e comunque un dolce che potete preparare anche se volete la mattina di Natale. È molto molto buono e sempre super gradito. Allora, abbiamo bisogno di due uova, senza il pelo della gallina, non so se è qui dell'Idel, due uova, 40 ml di olio di girasole in questo caso, un pizzico di sale, 180 g di zucchero, 250 g di arance e io ci ho aggiunto anche due limoni. In totale ho utilizzato 4 arance e 2 limoni e 280 g di farina. È una bustina di lievito per dolci. Quindi cominciamo subito a prepararlo. Allora, come avete visto, non ho utilizzato la scorza d'arancia perché a noi sinceramente non piace, però voi potete comunque aggiungere la scorza d'arancia di mezza arancia. Avete visto che non ho utilizzato nemmeno le fruste perché non c'è assolutamente bisogno, perché come vedete l'impasto è bello bello fluido. Io la faccio così, super veloce, la preparo in 5 minuti e abbiamo un pan di Spagna a disposizione, se volete anche la mattina di Natale, la mattina di Capodanno, come più vi piace, anche perché poi si può ritagliare, sì, si può tagliare e farcire con della marmellata d'arance o con della crema d'arance, anche con della Nutella. Quindi adesso andiamo a imburrare e infarinare uno stampo e la inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi. Allora, rieccomi, come avete visto, noi ce la siamo gustati per merenda, ma sicuramente la mangeremo anche domani a colazione perché è super super buona. Io l'ho lasciata semplice, ho solo messo, come avete visto, lo zucchero a velo sopra, però spesso la farcisco.
Dipende con la Nutella, perché poi arancia e Nutella e cioccolato è sempre buonissima. Una volta l'ho fatta con la marmellata d'arance, insomma, io la faccio spessissimo e volevo condividere con voi la mia ricetta. Quindi, io detto questo, spero vi sia piaciuto questo Vlogmas. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video. I saluti li ho già fatti prima, quindi vi mando un mega bacione e ci vediamo domani con un altro Vlogmas. Ciao!